tu non lo dici ed io non lo vedo. Un rini, perché l'enigma è vero. Viene un virus nato da un ceppo. Un contagio universale. Meglio stare sento letto. A fare il danno. Silenzio faccio. È mastuto sto sauro. Semplici eppure complessi. A seguire solo regole ma senza compromessi. Un sano dare sempre mano da lavare. Metta mascherina, tua moglie non sta a basare. Disinfetta pulizia, mangia quanto vuoi in solitudine. Senza condivisione. Ma se t'avessi a spiegare in pochissime parole un complesso meccanismo che governa un contagio di sto virus. Tutti a casa. Ma bastasse solamente dire, senza starci troppo a ragionare. Ama stare tutti a casa, che sto virus tu lo ammischi e viceversa. Voi capite che da stare a casa tu lo ammischi il virus e viceversa. E detto questo, cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, non importa a nessuno. Madre che dice al figlio, devi oggi sempre solo amare, al tuo prossimo è giusto pensare, perché l'amore non è fatto solo di parole, è un momento di necessità e condivisione, un gazzarrificio ma va bene il nostro cuore, non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati tutti a casa. Ma se t'avessi a spiegare in pochissime parole un complesso meccanismo che governa un contagio di sto virus. Tutti a casa. Ma bastasse solamente dire, senza starci troppo a ragionare. Ama stare tutti a casa, che sto virus tu lo ammischi e viceversa. O capisci che da stare a casa toma il mio virus e viceversa. La paura dietro la notizia e tutto l'universo chiuso in una stanza, e la portanza dentro la mancanza a casa e basta. Non è abitudini ma che sorpresa, sarà una vittoria non sarà una resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dare un abbraccio. Un abbraccio. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu che mi fai stare bene quando questo male viceversa, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa. Questo è il momento di non farci prendere dalla paura e dallo sconforto. Se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina, riusciremo assieme a vedere la luce dal tunnel. Dobbiamo dare speranza a chi è nato anche in questo particolare momento. Quindi io resto a casa, lo faccio per me, per gli altri e per le persone che amo.